Pyrex, io confidavo almeno in te, ma che cazzo è sta roba? Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare la Deluxe Edition, chiamiamola così, di Dark Boys Club, della Dark Polo Gang. L'album è uscito nel periodo quarantena e inizialmente decisero di caricarlo solo sui servizi di streaming. Tuttavia hanno deciso di fare le copie fisiche e per sponsorizzarle hanno aggiunto 4 nuove tracce alle 10 precedenti. Queste 4 tracce seguono uno schema ben preciso, ovvero ce n'è una che vede tutto il gruppo riunito, un'altra che è un feat di Wayne Santana con Ski & Walk, un feat di Tony F con Massimo Pericolo e uno di Pyrex con Geolier. Ski & Walk diciamo che me li aspettavo, a quanto pare sono anche diventati degli artisti 777 Ant, mentre Massimo Pericolo e Geolier sono due feat che decisamente mi aspettavo di meno. Dark Boys Club secondo me è stato un album che non ha fatto altro che confermare la caduta della Dark Polo Gang, salvo veramente poche strofe di quell'album. L'MVP secondo me è stato Pyrex, Tony F al secondo posto e Wayne che davvero ormai non lo riconosco più. Nonostante tutto, vediamo cosa hanno combinato in queste 4 tracce. Tutte le canzoni sono prodotte da Sick Luke, ad eccezione di MP5, il brano con Massimo Pericolo, che è coprodotto con Crookers. Partiamo con la prima traccia, Speedrunner, Dark Polo Gang al completo. Dark Gang, Breakdance, 777 Entertainment, Sportswear, Jordan, sulla cresta dell'onda, NBA MVP. Gli amici mi chiamano Prince. La mia figa viene dal Costa Rica. Voglio una bitch che fuma la mattina. Bitch, prendo 2x, 3 punti, faccio lo switch. Mi piacciono le milf, fumo white con la big. Dark Gang, Space Jam, come Michael Jordan. Ok, blin blau, ballano già altra volta. 777 sono in cosa. Allora, ci sta, passabile, il problema è sempre quello, non so se me l'ascolterei una seconda volta. Specialmente Pyrex riprende molto il flow di Sportswear e infatti la canzone inizialmente suona bene proprio per questo, perché assomiglia a Sportswear. Tony onestamente non mi è dispiaciuto, anche se sono le solite cose che dice. Wayne dice due cose ad occhio e croce abbastanza inutile, nel senso ci fosse o non ci fosse non cambierebbe veramente nulla. Tra l'altro proprio Sportswear viene anche citata nella parte di Pyrex. Tony dice una cosa che mi lascia un po' perplesso, ma perché dubito che sia vera ora come ora. Ok, prendo 2x, 3 punti, faccio lo swish. Non penso che Tony si faccia più di Xanax, quindi dirlo in una canzone, poi ovviamente non lo so, per carità, quelle sono cose personali, magari non lo fa vedere sui social, però mi sembra più che altro una cosa detta per ribadire che loro siano ancora trap, che facciano ancora bang bang, che siano ancora la Dark Polo Gang, quando ad oggi questa è una realtà ben distante. Andiamo con la seconda canzone, Don't Do Re di Wayne Santana feat Ski & Walk. Alla 1, 2, 3, bitch, sono la moda. Se ne è accorta la tua traia. È diventata tutta rossa. MD, 20 di oxicodone. Siamo la DV, 777-99. Yeah. La mia bitch la chiamo Kiki. Nella borsa c'ha lo sticky. Guardami, guardami, pagami, pagami. Alla, ma faresci? Dark Gang, nuove gang, a capo dello slam. Per due non vuoi fare gap. Mamma mia che schifo questa. Nuova tag per Sick Luke. Infatti all'inizio canzone possiamo sentire Sick Luke per due non vuoi fare cap con la voce di Ski. Ve lo giuro, non riesco a trovare nulla che mi sia piaciuto in questa canzone. Solo la città oxicodone è bella, ma perché è bella quella frase. Poi il resto usano un flow di merda. Beat, che schifo. Penso che uno dei problemi più grandi della Dark al momento siano anche le produzioni. Non so che sia successo a Sick Luke, ma letteralmente tutti beat uguali, di plastica, piatti. Veramente uno schifo. Il flow che usano tutti mi hanno fatto veramente scendere le palle a terra. Wayne, capisco che ormai non lo so che ti è successo a far musica, però copiare anche spudoratamente Gallagher, siamo la TV 777-99. Pazzesco anche come Ski & Walk letteralmente 2 secondi dopo essere entrati in 777 Ant abbiano iniziato a far cagare. Perché anche Poppin' Poppin' non è niente di che, ma è oro in confronto a questo, in confronto a Mafare Sci. Non capisco perché abbiano preso questa strada del meme. Cioè ovviamente lo capisco, si fanno un sacco di soldi, però no. Ed è una cosa che ho riscontrato in molti artisti. Ormai veramente un artista sfonda, dura 2 settimane il suo periodo d'oro, firma un contratto e inizia a far cagare, è automatico. Passiamo alla terza traccia, 1-2-3 stella, Pyrex feat Joliet. 9-2-1, club spaccio nu ball. Tre me parlo su run mentre chiudo nu brand. E metti mi culare, si ci fanno nu sbaglio, secondo nu fan. Ehi, 2 tot, 2 bis, stanno giù per lo striptease. 2, 3, 4 mil, gridano ti amo Prince. Sale Nike con lo swoosh e vengo a farti lo swish. Per
sbaglio acceso la scena rap trap. Resto in piedi strano. Sono un uomo perché il soldo è disumano. Questo è Prince, baby. Pieno di gioielli e fanno finta di non vederli. Blind dark boy bitch, ho la vita che vorresti. Irex, io confidavo almeno in te. Ma che cazzo è sta roba? Allora aspettate, non è neanche così brutta. Il problema è che questo beat di merda mi potrebbe far odiare ogni cosa. È noioso, è piatto, praticamente identico a quello di Don Durè, a quello di Amiri Boys e a tutti i beat su questa wave veramente schifosa. Sarò onesto, Jolie è un artista che riconosco essere forte, non mi piace tanto, ma è uno dei più in forma attualmente in Italia. Però pure lui in questa strofa non mi sembra nulla di particolarmente eccezionale, onestamente. Per ora sono molto deluso da queste nuove quattro tracce, ora ascolteremo l'ultima, non che mi aspettassi qualcosa, però non è possibile far peggio ad ogni pezzo che pubblichi. Ultima traccia, MP5. Non mi sono fatto due anni. Ma ho rischiato 25 anni, okay. Mi piacciono le droghe e le armi, MP5 nei miei boxer Calvin. Fight club, drop house, ti scopo quando sono sbronzo, così poi ti scordo. Perché se scopo mi innamoro e vogliono uno stronzo. Ho il posto nostro, uno composto col posto e col Porsche. Sono partito da 0,5 K di Grammy. Ora è successo davvero. C'è un vero talento, fanculo Sanre. Partiamo dagli aspetti positivi. Gli ultimi 15 secondi dove il beat varia un minimo, ed essere sincero non mi è dispiaciuto affatto. Il problema sono i 2 minuti prima di quei 15 secondi, quindi l'intera canzone. Tony apre con una citazione a 7 miliardi di Massimo Pericolo, ovvero non mi sono fatto 2 anni ma ho rischiato 25 anni. Parlare di MP5 nei boxer Calvin non ha proprio senso farlo in Italia, perché sfido chiunque ad avere un MP5 così in strada all'amicizia che non sia qualcuno che ha a che fare veramente con l'associazione a delinquere tipo Camorra o Mafia. Il punto è sempre quello, mi sembra un tryhardare le cose che hanno fatto nel 2016, esagerandole ancora di più. Strofa di Massimo Pericolo che ci sta, questa come le altre 3 tracce non me le ascolterò mai una seconda volta, mi sento di aver perso 10 minuti della mia vita. Il beat è un attimino diverso rispetto agli altri, magari anche grazie al fatto che è prodotto anche da Kruker, però veramente una porcheria questa wave di beat che hanno preso, una piattezza nelle produzioni allucinante. Quindi che dire complessivamente su queste 4 tracce? Fanno schifo. Non che mi aspettassi qualcosa, come ho già detto, perché ormai aspettative sulla Dark mi sono morte dopo Trap Lovers, però veramente non è possibile peggiorare ad ogni traccia. Se con Dark Boys Club almeno 2 strofe forse in tutto il disco si salvavano, con queste 4 tracce si sono messe in una fossa e si stanno buttando la terra addosso fino a seppellirsi vivi. Un'ulteriore conferma che secondo me la Dark Polo Gang ad oggi non ha veramente più nulla da offrire alla trap italiana. Penso che la traccia un po' più carina e quella che mi è piaciuta di più sia Speedrunner, ma perché è quella che mi fa meno schifo onestamente. Per il resto queste nuove canzoni confermano quello che è Dark Boys Club, ovvero un progetto praticamente senza idee. 10 tracce messe insieme così, abbiamo fatto l'album. Quindi boh, non so davvero che dire, sono totalmente deluso. Voi cosa ne pensate? Vi sono piaciute queste 4 tracce o come me siete rimasti molto delusi? Cosa ne pensate della situazione Dark Polo Gang? E ditemi anche se questo fatto delle produzioni piatte e noiose è un problema solo mio o l'avete riscontrato anche voi, perché davvero in confronto alle produzioni 2016-17 questi sembrano type beat. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, se vi trovate d'accordo con quello che ho detto o no, fatemelo sapere con un commento. Condividete questo video con quante più persone volete. Noi ci vediamo con un prossimo slap.